Ecco, vi accennavo prima, abbiamo simulato il rotolamento della bottiglia e l'operatore come si è disimpegnato per bloccarla e poi chiudere definitivamente, non ha fatto altro che chiudere il volantino. Se invece fosse stata qualche altra cosa, allora la manovra cambiava proprio del tutto. Quindi secondo lo scenario, quello che ci si presenta davanti, l'operazione per intervenire, quindi per la risoluzione del problema, se così vogliamo definirlo, cambia secondo quello che l'operatore, il vigile del fuoco, si trova davanti. Adesso un'altra dimostrazione di uno spegnimento è la simulazione di una vasca. Pensate che in quella vasca c'è dell'acqua e c'è una piccola serpentina. Che cos'è secondo voi, guardando adesso quello che stanno facendo gli operatori, quella, che cosa si incendia? Si incendia il gas. All'interno dell'acqua c'è una piccola serpentina dove all'interno passa del gas. Essendo il gas più leggero, anche se sta nell'acqua, che cosa fa? Sale, tende a salire, e quindi al momento in cui noi diamo l'innesco, ci avviciniamo con la fiamma, prende fuoco. Va bene? Adesso vediamo questa manovra come si svolgerà. Ora, per esempio, l'impegno di prima di incendio auto l'abbiamo spento con l'acqua, ma dovete sapere che come agente estinguente non c'è solamente l'acqua. Semmai poi i termini voi non riuscite a capirli, ci sono i vostri maestri e professori, chiedete a loro una spiegazione a livello di terminologia, sicuramente ve lo sapranno spiegare. Noi qui potremo usare sia l'anidride carbonica, va bene, come formula chimica CO2, oppure la polvere, una semplice polvere, contenuta dentro quei brutti mostriciattoli che stanno alla Rossi, che si chiamano estintori, ci sono anche nelle vostre scuole. Chi è che non ha visto l'estintore appeso al muro, c'è scritto estintore? È un piccolo mezzo di estinzione, all'interno ci possa essere tante sostanze estinguenti. L'importante è che sull'etichetta c'è scritto questo è CO2, questo è a polvere, questo è questo e questo è quello. Va bene? Vediamo adesso la mano come va a finire. Allora Giampiero, quando vuoi puoi andare. Bene, vedete adesso l'operatore che cosa fa? L'incendio è spento definitivamente. L'astuzia dove sta? Si è predisposto non a favore delle fiamme, cioè bisogna stare sempre il lato opposto. La fiamma deve andare sempre dall'altra parte da dove si schiera l'operatore. Quello lì che è caduto è solamente appoggiato perché quella vasca diventa più grande.
c'è un altro pezzo di vasca che simula un incendio a carattere verticale, questo qui generalmente in orizzontale. Vai, proviamo un altro spegnimento, vai. Questa nube bianca che voi vedete è l'anidride carbonica, cioè il CO2, che poi tende sicuramente a ritornare alla sua, a differenza invece della polvere che rimane, la polvere rimane, si vede, questa qua tendenzialmente vuole ritornare a come era prima, cioè allo stato variforme. Quindi noi vediamo una folta nube bianca, poi non vediamo più niente, si è disperso nell'aria, perché come ben sapete l'anidride carbonica è anche nell'aria. E l'uomo che ha un'azione di forza, la cattura dall'aria e la imprigiona dentro dei recipienti, dentro delle bombole. Va bene? Anche questa è terminata. E adesso vedete quella scala che sta lì vicino al castello? Vi daremo dimostrazioni di come si monta la famosa, questa è denominata scala italiana, che è il fiore all'occhiello un po' dei vigili del fuoco. È un'attrezzatura anche di salvataggio. Ci consente di arrivare non ai piani alti, ai piani alti ci sono altri tipi di scale, la famosa scala aerea, che alcuni comandi, dei comandi grandi, hanno una scala aerea, pensate, hanno anche l'ascensore che poco più arriva a 50 metri, quelli invece che sono negli altri tipi di comandi, secondo anche la tipologia di case, arriva fino a 37 metri. Ecco, questa qui ci sono tutti dei pezzi che sono componibili, no? Vanno in casa uno con l'altro. Vediamo adesso uno degli operatori si disimpegnerà nel montaggio e poi successivamente nello smontaggio.